uscirà il 28 marzo l'ultimo film di Paolo Verzì, Tutta la vita davanti, che racconta il mondo del precariato e lo fa in una maniera un po' diversa dal solito, sia in chiave ironica che un po' grottesca. Abbiamo assistito adesso alla proiezione e alla conferenza stampa a cui hanno partecipato sia i produttori, il regista e una parte del cast, tra cui Sabrina Ferilli e Valerio Mastandrea. C'è venerdì 28 marzo, è prodotto da Medusa Film, da Motorino Amaranto. Ci sono qui il cast quasi al completo, manca soltanto Elio Germano, ma non poteva essere qui purtroppo perché sta girando troppo lontano. Ci sono Paolo Virzì, produttore, sceneggiatore, autore del film, regista. C'è Francesco Bruni, sceneggiatore del film. Micaela Damazzotti, Sabrina Ferilli, che ha ritrovato il suo regista, Valerio Mastandrea, la meravigliosa new entry Isabella Aragonese, Massimo Ghini e Giampaolo Letta, eccolo, sei con noi Giampaolo, è un grande film e c'è molta attesa, c'era molta attesa di tutti. Quante copie? Il film esce con circa 350 copie, esatto. E Paolo voleva chiamare... Sì, volevo con noi per... l'ho rivista dopo tanto tempo, mi ha fatto piacere. Dov'è un'attrice, la più giovane attrice del film? Eccola qua, Giulia Salerno. Vieni piccola, stai con noi. Hai lavorato con noi adesso. Avete già delle domande che possiamo... Ha già capito. Luca. Arrivo. 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 Arrivo Paolo. Buongiorno, sono Marco Spagnoli. Ho una domanda per Paolo e per Francesco Bruni e poi una domanda per la signora Ferilli. Questo film è forse un po' la summa di tutto quello che voi avete realizzato negli ultimi anni. C'è un film molto molto divertente e anche terribilmente triste e drammatico. Volevo chiedervi come avete lavorato su questa idea e visto che poi è un film assolutamente anche molto molto coraggioso, sia anche nella forma del musical, sia nelle scene, insomma, tutto quello che avete fatto è ispirato al grande coraggio, è anche un film poi molto politico senza essere qualunquista. Volevo chiedervi proprio sul testo, invece la signora Ferilli, volevo chiedere, ecco, e questo anche se poi Paolo potete aggiungere, questa è una sua interpretazione veramente straordinaria, anche qui molto molto coraggio, la Dark Lady, c'è un po' di, come così, da parte nostra forse ci sarebbe piaciuto vederla più spesso in questi ruoli così estremi. Quanto la divertiva quindi interpretare questo ruolo così da femme fatale anche poi così drammatica? Grazie. Innanzitutto ringrazio molto Marco Spagnoli perché insomma mi prendo volentieri questa domanda che mi sembra un bel complimento innanzitutto. Anche noi vogliamo molto bene a questo film, siamo molto orgogliosi perché è vero che ci abbiamo messo dentro uno spirito di curiosità, di pietà verso la società italiana, verso la vita di questi anni, verso lo spirito del tempo dell'Italia che stiamo vivendo, cercando di cavarne fuori non un film lagnoso, nonostante il tema penoso e tragico, non un film... io non amo i film che danno ragione a se stessi, non amo i film che si autocommiserano. Credo che perlomeno da plebeo livornese ho sempre percepito che lo spirito dei subalterni non è mai lagnoso, è semmai di allegra riscossa e di critica ironica, ma anche compassionevole. Lo sguardo con cui raccontiamo questo film è quello di una ragazza senza pregiudizi, di una
ragazza colta, una giovane studiosa di filosofia, che non sapeva quasi nulla della realtà contemporanea, perché si era come chiusa dentro una biblioteca, tra i sacri testi, e quindi il suo viaggio dentro l'inferno della sottoccupazione in qualche modo è anche un viaggio alla scoperta dell'Italia di oggi, dell'etica e dell'estetica di questi anni, dei linguaggi, cosa fa soffrire, cosa fa gioire, cosa angoscia dentro le persone. Quindi più che il tema del lavoro, mi pare che ci sia il tema della vita, perché il lavoro è elemento fondamentale per designare l'esistenza delle persone e dare la loro identità. Il lavoro che abbiamo fatto con Francesco è stato quello di un'osservazione, diciamo, sul campo. Ci siamo interessati di tanti casi di vita vissuta, dei tanti casi di ragazzi e ragazze meritevoli condannate, questo è un grande scempio nazionale, o alla fuga all'estero o all'odissea del precariato. Ci sembrava che questa cosa fosse una cosa prima ancora che politica, una cosa proprio epocale, esistenziale, non tanto di contingenza, che per l'appunto sembra un pochino sottolineata da quello che non avevamo certo previsto, cioè la vicinanza con le elezioni, e quindi lo sguardo nostro voleva essere un pochino più ampio. Tra i casi personali che ci hanno molto colpito c'è stato quello di una intelligente e spiritosa ragazza sarda che aveva scritto sulla sua esperienza di un mese e mezzo nel call center della Kirby, un divertente diario blog, e che è stato pubblicato in forma di libro, che è stato, diciamo, ha colpito questa sua rabbia, questo suo sdegno feroce, e siamo partiti da farci raccontare le sue giornate di lavoro, che trovate abbondantemente descritte nel film. Poi ci siamo sentiti anche naturalmente liberi di immaginare il nostro romanzo, questa storia corale piena di personaggi che sembrano tutti, insomma, patire di qualcosa, di un'incertezza, di un'ansia del futuro che accomuna vittime e carnefici. Se vuoi aggiungere qualcosa? No, erano anni che non facevamo un film sul mondo del lavoro. L'ultimo era Baci a Bracci, non so di quant'è adesso, del 98, quindi insomma sentivamo la voglia di tornare a parlare, specialmente per questa fortissima novità del lavoro precario, e questo libro ci ha dato la scintilla di partenza anche e soprattutto perché ha un tono sapido, vivace e molto ironico, e appunto non per niente lamentoso. Quindi da lì siamo partiti e poi abbiamo costruito tutto il resto. Vedo in sala Giuliano. Ciao Giuliano. Giuliano Ferilli, scusate.